17 ottobre 1797, Trattato di Campo Formio. Concordato di pace tra l'Austria e la Francia, che segnò il crollo irreversibile della Repubblica di Venezia. I francesi, in cambio, ottennero il riconoscimento delle conquiste di Napoleone nelle altre regioni italiane. Nell'anno in cui Venezia avrebbe dovuto celebrare gli 11 secoli esatti dalla sua nascita, nel 697 si costituì come Ducato dell'Impero Bizantino, un destino fatale mise la parola fine alla libertà della più gloriosa potenza marittima d'Europa. Nonostante una vittoriosa insurrezione di pochi mesi prima, la Repubblica non seppe cacciare le truppe napoleoniche, che riconquistarono rapidamente i territori perduti. Per proteggere la popolazione, l'anziano doge Lodovico Manin diede ai contingenti della Serenissima l'ordine di arrendersi ai francesi. Ma di lì a poco, come tante altre volte sarebbe accaduto, il cinismo e le ambizioni di Napoleone prevalsero, modificando ancora lo scenario. Quando la necessità lo obbligò a negoziare con l'Austria, Venezia si trasformò in pedina di scambio e divenne provincia dell'impero asburgico.